ciurma, dove si va oggi? Oggi va di Rum, deserto. Abbiamo l'incontro col beduino Samal. Samal. Ecco Samal, aspetta che c'è. Samal. Dopo. A che ora appuntamento? Alle, alle 16. 16 alle 6 fa già buio. E stasera si mangia capelli. Dove stiamo andando, Daniela? Stiamo andando verso i cammelli. Cammelli o dromedari? Dromedari, cammelli. Eccola qua. Abbiamo incontrato una bedouina. Sì, grazie, andiamo, andiamo su. E non capiamo bene tutta la sua lingua. Eccoci. Triangolo. Anche più semplice rispetto a quello che fate in mano. Ah, doppio giro qua, quindi senza il davanti il viso. Ok, prima triangolo. Centro, su. Okay. Okay. Ok, oppure oppure in italiano. Seguiamo questa beduina che mi sa che ne sa, la sa lunga. Questo tempio nabateo non mi pare. Sì, non è proprio tutto sto spettacolo. Dimensioni 12x31. 12x31. La forma rettangolare, il tempio è circondato da un portico di colonne costruite in sabbia, alcune delle quali dipinte con uno strato di plaster, non so, quasi con uno strato di colori rosso, blu e giallo. Il tempio consiste in una forma quadrata, piatta, che rappresenta la cappella del tempio, in fronte alla quale è la camera del più most holy of, non so, Santo dei Santi. Santo dei Santi. Una cosa per queste incisioni anche se belle. Sembrerebbe eucalipto da qua. Guarda qua, segnalazioni per Dander, attenzione, servitoli. Sembra frutto? Figo, sì. Chi sei che è frutto che viene, magari? No, ma dai. Così i turisti che chiedono di visitare il sorgente di Nauru fanno vedere la più facile fonte presso Abu Ain. Aspetta, riconoscibile per la squadrata cabina di pompaggio in cemento vicino a una falda. Di... Sono due vegli scorsi entrambi, ma in questo modo si è generata una confusione. Ho visto sentita che c'è dalle parti. Qua siamo a Abu Ain. Sì, Abu Ain. Cosa state facendo voi qua in questo momento? Aspettando. Stiamo aspettando. Chi aspettate? Ma perché aspettate Salamanca? Aspettiamo Salamanca in ritardo. Di quanto è in ritardo? Mezz'ora. Grazie che siamo. Siamo. Comincia la si balla. Allora, deserto. Era un muletto, porco il cane. Qua. Vai Dani, come si fa qua? È così. Ecco, senti che ti sono professionale.
guarda che bel qua col sole, splendido. Che Guevara qua. Prossimi al tramonto, sono le 5, tra mezz'ora il sole scende giù. Qua la preparazione ardite, vai, prendi la tua donna che qua la puoi toccare senza che nessuno ti veda, eccola. Bello, bello di qua il tramonto, la luce giusta. Siamo troppo alti? Dobbiamo scendere prima? Attenta Dani là. Adesso fuori strada per andare a vedere il sunset. Mostraci come si entra nel nostro numero 11. Eccoci, apriamo la porta. Fammi vedere l'interno finché c'è un po' di luce. Ce l'hai fai? Ecco, qua bisogna un uomo. Un uomo grande. Vediamo qua. Separati siamo. Anche la stufa. Beh, simpaticissimo. Thank you.
le 6 della sera, il sole è tramontato da una mezz'ora. Noi dormiremo in quelle tende laggiù. Why do you put this carpet? This is data, baby, people lying like this, she was the stars. Sono arrivati vicini di te. Ah, dentro la roccia. Sì. Cioè, era un po' un'idea. Bellissimo, sì. E comunque, chi è che sei proprietari di Salman? Suo fratello è quel che ne ha parlato. Oh, l'abbiamo fatto soltanto per fotografare, non per mangiare. Ora facciamo una foto, poi teniamo dietro un'altra foto. No. Ok. Ma se sta l'overo di nesdo, ma se sta l'overo di nesdo, ma se sta solo, aspetta, come guida devo provarlo io prima. Aspettate, aspettate. Madonna. Anche le zucchine. Poveri, siamo, ci sono indonesiani. Questo per foto. Salman, and we are speaking about this place, which is a wonderful place. Yes. Could you tell us something about it? Wadi Rum, the people live in Wadi Rum is a Bedouin family. We are one family, it's my family. It's 2,500 person. And 30 years ago, all of the people live in the desert. And every family have his desert. Wadi Rum is for my family. And 30 years ago, all of the people, no village, is all of the people live in the desert.
But you know, the life it changes school, he will go back to that. About Wadi Rum, Wadi Rum is amazing place. I think you see some photo about that. And we have there have a Roman, there have after that Othmani and also Nabatean, all of inside Wadi Rum. Yes. Yeah, and Wadi Rum, if you see the top of the mountain is white and the other is red, because Wadi Rum is before 4 million years ago a sea. Uh-huh. The white stone, this is outside of the water, the red is inside the water. Yeah. And when you open sometimes stone, we meet fossils, fish, and everything is inside. Yeah. Us. Yes. And could you tell something in Arabic language? Yes. Yes. Try. منطقة وادي رم تقطنها عشيرة الزلابي من قبيلة عنزة في وادي رم وهي يعني صحراء يعني رائعة بجمالها الطبيعي الفريد من العالم يعني مثل أجواء وادي رم فوادي رم يعني سكنوها العثماني الأنباط والثموديين والعثمانيين وسكنوا وادي رم وهناك نقوش عمرها أكثر من 1500 سنة 2000 سنة موجودة في وادي رم Sono un sacco di immondizie anche in questo posto sperduto del deserto. Un peccato. Ci raccontava ieri il beduino che la famiglia è molto numerosa. Mamma mia, che disastro qua, pazzesco. Eh sì, proprio un peccato. Mamma mia. Stiamo andando, Daniele, dove mi porti? Un buffo. Ah, sembra proprio un percorso, però non ti portano a vederlo questo se non esploriamo noi. Il sol là in mezzo.